Rivolgo a tutti un saluto molto cordiale al sindaco, ai familiari delle vittime, ai superstiti, a tutti i cittadini. Saluto e ringrazio Enrico Pieri e il professor Pezzino. Sono trascorsi 50 anni da quando il comune di San Stemma è stato insignito della medaglia d'oro al valor militare. Qui vi è per la Repubblica un sacrario della sofferenza e del martirio. Quelli inflitti dalla barbarie nazista. E qui vi è un simbolo di quella resistenza all'oppressore che la gente della Versilia e tutto il popolo italiano seppero far prevalere con sacrificio e trasformare in riscossa civile. A Sant'Anna si è compiuta, come tutti ben sapete, una strage di civili tra le più efferate, tra le più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale. A questa terra è stata inferta una ferita profondissima che non potrà mai essere cancellata dalla storia nazionale. Quella mattina di quell'11 agosto del 1944, come abbiamo sentito, come tutti ben conoscete, i militari dell'SS entrarono nelle fazioni di Stazzema e iniziarono il rastrellamento di donne, di anziani, di bambini, di soldati. Si pensava che Stazzema fosse un rifugio sicuro, un riparo, seppur precario, tra le incombenti minacce della guerra e delle rappresaglie. Ma quel giorno non fu concesso riparo, né pietà a tanti figli di Stazzema, a famiglie intere, a malati e invalidi, a chi era scappato e si era rifugiato da quei casolari. L'ideologia dell'annientamento trovò applicazione contro la popolazione civile, senza il minimo riguardo per ragazzi, per fanciulli, per neonati. Giovani militari sotto il comando di ufficiali aguzzini, indottrinati al culto della razza superiore, sterminarono persone inermi che invocavano pietà. Non si volle solo uccidere. L'obiettivo era annientare, cancellare l'umanità delle vittime e la coscienza stessa della comunità. Nella Toscana nord-occidentale, molti luoghi divennero teatro di battaglie, di uccisioni, di stragi. I fascisti collaboravano con l'invasore e si facevano suggeritori ed esecutori di rappresaglie. Forno, Pioppetti di Montemagno, Fivizzano, Mezzano sono soltanto alcune tappe del lungo percorso di sangue che ha attraversato queste bellissime terre. Si è poi inoltrato in Appennino, fino a giungere a Mardavotto, a Montesole. Sono tante, nella tragicità che le contrassegna, le similitudini tra Sant'Anna di Stazzema e Montesole, autentici calvari civili del continente europeo. Le piccole chiese profanate e violate con il massacro di quanti ne avevano cercato rifugio. Quelle resteranno un simbolo indelebile impresso nella coscienza di ogni uomo libero. Non c'è alcuna ragione di guerra che possa anche soltanto attenuare la disumana crudeltà inflitta alle persone e ai loro corpi straziati, accatastati e per oltraggio anche arsi nel fuoco. Nulla potrà mai cancellare il ricordo di Anna Pardini, uccisa soltanto a 20 giorni. Di soli 20 giorni è che si trovava tra le braccia della mamma. Nulla potrà eguagliare il dolore di Antonio Tucci, che pensava di aver messo al sicuro a Sant'Anna la moglie e gli 8 figli, per trovarli invece tra i morti della piazza. Come la piccola Anna, come la famiglia Tucci, furono centinaia e centinaia i martiri di Stazzema. In questi ricordi, qui a Sant'Anna di Stazzema, si trova una radice della Repubblica. Bene fanno gli storici a continuare la ricerca tra i punti che restano ancora da unire in quella tremenda giornata. La consistenza effettiva dei partigiani nella zona, dopo la divisione interna della brigata e ripetuti scontri con i tedeschi nei giorni precedenti, la presenza e responsabilità dei fascisti accanto ai reparti tedeschi, gli
che compirono il rassemblamento a Stazzena, l'incursione dei sciacalli che provarono a strappare le poche cose di valore a chi era stato da poco ucciso, oltraggio che si aggiunse all'oltraggio. Qui, a Sant'Anna di Stazzema, si avverte il significato più profondo del nostro continuare a far memoria, perché la memoria è un dovere, rappresenta un valore di umanità, costituisce patrimonio della comunità. Il tempo può attenuare il dolore, può allontanare lo strazio degli orrori più indicibili, ma non possiamo consentire che le coscienze si addormentino, che le intelligenze smettano di produrre anticorpi al virus della violenza e dell'odio, che la nostra responsabilità verso le giovani generazioni sia elusa, sino al punto da rinunciare al passaggio di testimone della memoria. Dare testimonianza fa parte del nostro dovere di solidarietà. Quelle centinaia di vite spezzate a Stazzena, quella sacralità umana negata e oltraggiata, chiedono di essere sempre onorate da quanti credono che i diritti inviolabili dell'uomo, i valori della pace e della democrazia, l'uguaglianza degli esseri umani conferiscono alla vita dignità e livello morale. Per questo il primo ringraziamento va proprio alla comunità di Stazzena e la Repubblica le rinnova la sua solidarietà. Quella medaglia d'oro di 50 anni fa è un segno di riconoscenza per quel che è stato fatto negli anni della ricostruzione e della libertà riconquistata e per quel che continuate a fare. Avete reclamato giustizia quando la coltre di dolore e di silenzi impediva di ricomporre per intero le stesse sequenze dell'eccidio. Avete con tenacia continuato a cercare e ricostruire la verità, aiutando i sopravvissuti a superare l'angoscia per l'immenso male subito. Non è stato facile risalire lungo i sentieri della verità. I silenzi e le omissioni lasciano sempre delle ombre, ma siete riusciti a raggiungere traguardi importanti, disvelando protagonisti, responsabilità, crudeltà, comprese le folli motivazioni che resero possibile tanto orrore. Lo avete fatto per voi, lo avete reso un servizio all'Italia. La nostra civiltà democratica non è sorta dal nulla, è nata perché chi ha conosciuto l'orrore ha promesso solennemente alle nuove generazioni che mai più quell'orrore si sarebbe ripetuto. Questa promessa è scritta nella nostra Costituzione, dove i diritti sono legati ai doveri di solidarietà, dove l'uguaglianza non è soltanto un orizzonte, ma un impegno incessante a rimuovere gli ostacoli, le discriminazioni, le ingiustizie. L'ha sottolineato con parole efficaci lo storico Pietro Scoppola. Una guerra di dimensioni mondiali, scriveva, scaturita dalla volontà di potenza di una nazione che si giudicava superiore a tutte le altre, mentre, diceva, con la nostra Costituzione si ribalta nel principio opposto della limitazione della sovranità dello Stato nel quadro di un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra i popoli. Quella pace che è evocata qui, in questa indicazione di proiezione verso il futuro nel segno e nel nome della pace. Eppure dobbiamo essere vigili. I mutamenti epocali in atto ci offrono straordinarie opportunità in ogni campo, ma al tempo stesso provocano spesso paure, disorientamenti, chiusure. Il germe dell'odio non è sconfitto per sempre. Il timore del diverso, il rifiuto della differenza, la volontà di sopraffazione sono sentimenti che possono ancora rimettere radici e svilupparsi e propagarsi. Il processo di costruzione europea è stata la proiezione esterna, lo sviluppo coerente dei principi che hanno ispirato la resistenza e unito il popolo italiano attorno alla sua carta costituzionale. Nazismo e fascismo, scrisse Thomas Mann, hanno tentato un furto d'Europa e scriveva: l'Europa era il contrario dell'angustia provinciale, dell'egoismo limitato, della rozzezza e incultura del nazionalismo. Voleva dire libertà, larghezza, spirito e bontà. Noi, con queste parole di Thomas Mann, sono emblematiche, significative. Noi, insieme agli altri paesi europei,
abbiamo compreso che non si dovevano ripetere gli errori successivi alla Grande Guerra e che la risposta alla volontà di potenza, all'ideologia del dominio e dello sterminio, agli orrori della guerra, doveva collocarsi all'altezza della civiltà d'Europa. Ed è significativo che in questi luoghi, dove avete appunto avuto la forza di erigere un monumento alla memoria e il parco dedicato alla pace, si siano vissuti segni di riconciliazione, come la visita del presidente tedesco Joachim Gauck, del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che si sono inchinati davanti all'ossario delle vittime. Gesti che hanno mostrato una volta di più come l'Europa unita sia la vera risposta di civiltà all'ideologia di oppressione e di morte che il nazismo e il fascismo volevano imporre ai nostri popoli. Nei giorni dello sterminio di Stazzema, Elotoaf era assollato a Val di Castello, a pochi chilometri da qui, e si salvò fortunosamente da una rappresaglia nazista. Toaf era solito ripetere che gli eventi storici acquistano una prospettiva solo a distanza di tempo. La prospettiva che è emersa dalla reazione alla ferocia di quell'estate del 1944 e dalla liberazione è proprio quella dell'unità europea. L'Europa, unione di minoranze, casa comune di libertà, uguaglianza e solidarietà, motore di democrazia e di cooperazione. Ripeterlo qui a Sant'Anna di Stazzema non è liturgia, ma è un'affermazione impegnativa. Si tratta di un'assunzione di responsabilità, perché pur essendo imperfetta, fragile, incompiuta, l'Unione Europea rimane il più forte antidoto al ritorno dei muri, dei risentimenti nazionalisti, dei fanatismi che non di rado esibiscono la loro carica distruttiva. Sono comparse da recente, in questi mesi, scritte contro ebrei sui muri e persino su porte di abitazioni. Folli e fanatici assassini hanno colpito cittadini inermi in borghi e quartieri della nostra Europa. Sono fenomeni limitati, ma che non possono essere sottovalutati, perché puntano a colpire i principi, le fondamenta della convivenza, la stessa memoria. La memoria non appartiene soltanto al passato, ma è parte della nostra vita e della costruzione del futuro. Con la medaglia d'oro a valor militare assegnata al Comune, ricordiamo oggi le medaglie d'oro a valor civile di Stazzema, vittime ed eroi al tempo stesso, Don Fiore Menguzzo, Don Innocenzo Lazzari, Gendime Bilotti Marsili, Milena Bernabò, Cesira Pardini, la sorella di Anna, che a Coletti riuscendo a scondersi a salvare un altro bambino, a portare via la sorellina neonata che purtroppo non sopravvisse. Sono persone che rappresentano un'intera comunità straziata. Il loro nome continuerà l'impegno per costruire una civiltà più libera e giusta, che rappresenta il nostro orizzonte di speranza e che nessuno potrà mai strappare dalle nostre coscienze di italiani liberi. Thank you.